Prete, Ambrogio, aiuto! Gente in casa! Gridò verso lui. Don Abbondio, vengo subito, rispose quello, tirò indietro la testa, rinchiuse la sua impannata e quantunque mezzo tra il sonno e più che mezzo sbigottito, trovò su due piedi un espediente per dar più aiuto di quello che gli si chiedeva, senza mettersi lui nel tafferuglio quale si fosse. Da dipiglio alle brache che teneva sul letto, se le caccia sotto braccio, come un cappello di gala, e giù a balzelloni per una scaletta in legno, corre al campanile, afferra la corda della più grossa di due campanette che c'erano e suona a martello. Ton, 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 ton. I contadini balzano a sedere sul letto, i giovinetti sdraiati sul fienile, tendono l'orecchio, si rizzano. Cos'è? Cos'è? Campana, martello, fuoco, ladri, banditi. Molte donne consigliano e pregano i mariti di non muoversi, di lasciar correre gli altri. Alcuni s'alzano, vanno alla finestra. I poltroni, come se si arrendessero alle preghiere, ritornano sotto. I più curiosi e più bravi scendono a prendere le forche, gli schioppi per correre al rumore. Altri stanno a vedere. Ma prima che quelli fossero all'ordine, prima anzi che fossero ben desti, il rumore era giunto agli orecchi d'altre persone che vegliavano non lontano, ritte e vestite, i bravi in un luogo, Agnese e Perpetua in un altro. Lasciamoli andare, torniamo un passo indietro a prendere Agnese e Perpetua che abbiamo lasciate in una certa stradetta. Agnese aveva procurato di allontanare l'altra dalla casa di Don Abbondio il più possibile. Perpetua, trovandosi a un punto importante del racconto, si era lasciata fermare, senza farle resistenza, senza avvedersene, quando tutto a un tratto si sentì venire rimbrottando dall'alto, nel vano immoto dell'aria, per l'ampio silenzio della notte, quel primo sgangherato grido di Don Abbondio: aiuto, aiuto! Misericordia, cos'è stato? Gridò Perpetua e volle correre. Cosa c'è, cosa c'è? Disse Agnese, tenendola per la sottana. Misericordia, ma non avete sentito? Replicò quella, svincolandosi. Cosa c'è, cosa c'è? Ripeté Agnese, afferrandola per un braccio. Diavolo d'una donna! Esclamò Perpetua, respingendola per mettersi in libertà, e prese la rincorsa. Quando più lontano, più acuto, più istantaneo, si sentì l'urlo di Menico.